Stefano Bruzzi, l'autore di questo dipinto del 1870 intitolato Passo difficile, è a ragione considerato uno degli artisti ottocenteschi più attenti e sensibili alla raffigurazione della vita sugli Appennini e delle sue genti. L'artista nasce a Piacenza nel 1835 e dopo una formazione presso l'Istituto Gazzola negli anni 50 dell'Ottocento si trasferisce a Roma, dove entra in contatto con le più innovative tendenze della pittura di paesaggio e successivamente si avvicinerà all'ambiente macchiaiolo. E in effetti l'influenza dei colleghi toscani è riconoscibile anche in questa tela, nella nettezza delle luci che definiscono i colori e le forme. Il formato verticale della scena enfatizza questa pericolosa discesa lungo uno scosceso sentiero appenninico. Nel quadro non c'è nessun dettaglio che non sia frutto di un'attenta osservazione del vero. Il pittore raffigura con grande cura la natura del terreno friabile, il ragazzino che si sporge sul carico per controbilanciare il peso e anche i grandi traini privi di ruote, perché le ruote sarebbero inadatte alla natura del terreno troppo impervio. Sembra quasi di sentire il muggito delle bestie spaventate, lo scricchiolio della legna, i richiami dei ragazzi. Questa attenzione è un segno di profondo rispetto da parte del pittore alla vita semplice e faticosa sull'Appennino, alla quale Bruzzi riconosce una sorta di rustico eroismo che celebra con i suoi dipinti. Nel 1931, quando viene aperta al pubblico la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, a Stefano Bruzzi viene dedicata una intera sala proprio per consacrare il forte legame che lega quest'autore alla sua terra e alle sue genti.